Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video tutorial e andiamo a realizzare insieme i nidi di rondine, ossia la pasta ripiena al forno. Andiamo subito a vedere come si fa. Gli ingredienti necessari per realizzare la pasta al forno sono veramente pochi. Intanto vi servirà questo tipo di pasta, si chiamano calamari e hanno questa particolarità, sono a forma di anello. Se non trovate questa pasta, potete prendere anche dei rigatoni molto grossi, cuocerli, farli molto al dente, quindi insomma, stare attenti che non scuociano e dopodiché tagliarli a fette in modo da formare gli anelli in questo modo. Però se riuscite a trovare questi, fate prima perché sono già pronti. Una volta che avrete questa pasta, dovrete cuocerla per la metà del tempo che è indicato sulla scatola. Qui sono indicati 12 minuti di cottura, io li ho fatti cuocere per 6 minuti. Questo perché devono rimanere abbastanza duri, perché devono essere maneggevoli e non si devono rompere. E dopo che li avrete cotti, li andrete a mettere in un tegame in questo modo. Quindi proprio fate il contorno, poi andate verso il centro, insomma, li distribuite sul tegame. In questo modo. Adesso dobbiamo andare a riempirli perché questa è una pasta al forno ripiena. Quindi il ripieno può essere veramente in tutti i modi, potete usare prosciutto e formaggio, potete usare verdure di qualsiasi genere. Io in questo caso ho utilizzato ricotta e spinaci, quindi vi faccio vedere la mia versione ricotta e spinaci, però davvero il ripieno può essere di qualsiasi genere. Quindi io vado a prendere gli spinaci che ho già fatto bollire, vado ad aggiungere agli spinaci la ricotta. Le porzioni sono abbastanza piccole perché è un tegame piccolo e siamo solo in due, quindi è inutile fare delle grandissime quantità di roba, quindi è questo il motivo per cui vedete le mie porzioni sempre così piccole. Andiamo ad unire appunto la ricotta con gli spinaci. Adesso che ho unito la ricotta con gli spinaci, vado ad aggiungere a questo ripieno un pochino di besciamella, ma poca. Quindi proprio una noce di besciamella, tanto per rendere l'impasto un pochino più morbido. Quando avrò reso tutto molto omogeneo, tutto sarà una crema, vado ad inserire tutto questo ripieno all'interno di una sacca poche, perché adesso andremo a riempire gli anelli di pasta. Adesso che abbiamo riempito la sacca poche, dobbiamo andare a tagliare la punta. Punta. Ok, qua c'è la punta. E adesso dobbiamo semplicemente riempire gli anelli. Così. Uno a uno, quindi è un lavoro facile, forse un po' noioso, però è molto facile. Andate a riempire tutti gli anelli di pasta. Adesso che avete riempito tutti gli anelli, quindi avete la vostra pasta al forno ripiena, andate a mettere sopra della besciamella. E con un cucchiaio vi aiutate e la stendete sopra. Adesso io, per ammorbidire tutto, vado ad aggiungere del latte in modo che la pasta venga cotta poi anche all'interno del latte. Adesso questo non ce n'era quasi più, è per questo che non l'ho misurato nel bicchiere, perché sapevo che ce n'era rimasto più o meno un bicchiere. Andate ad aggiungere ancora un po' di besciamella in modo da distribuirla in modo abbastanza uniforme sulla superficie. E adesso, se vi piace, aggiungete un po' di parmigiano, altrimenti potete metterla in forno così. Io aggiungo un po' di parmigiano grattugiato. Vado ad aggiungere il parmigiano sopra in modo che poi in cottura mi faccia la crosticina, che comunque a me piace molto, quindi io lo vado ad aggiungere. E questo può essere considerato, diciamo, un piatto unico perché contiene la pasta, contiene la ricotta, contiene gli spinaci, quindi anche per i bambini è sicuramente adatto.
Adesso lo andiamo a cuocere in forno alla massima temperatura per circa 20 minuti o 30 minuti a seconda del vostro forno e ci vediamo dopo per il risultato. Ecco, questo è il risultato. Questi sono i nidi di rondine, ossia la pasta ripiena al forno. Vedete che si è formata la crosticina sopra perché ho messo il parmigiano. Cerco di farvela vedere il meglio possibile, magari faccio uno zoom, ecco. E questa è la pasta. Vi auguro buon appetito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!